sistema mondo, che poi diciamo sistema occidente, perché il resto del mondo è più che altro schiavizzato dall'Occidente, che a sua volta è diviso in vari livelli di sfruttamento interno. Bene, questo sistema mondo occidentale è un tutt'uno? È sicuramente un tutt'uno ad alti livelli, nel senso che, allora, cioè, innanzitutto è un tutt'uno ontologicamente, nel senso che ha la stessa mentalità e lo stesso modo di essere. È un tutt'uno culturalmente, è un tutt'uno metodologicamente. Tuttavia, se andiamo a vedere quello che accade politicamente, non dico nella stanza dei bottoni, ma comunque sia a determinati livelli di potere, ci accorgiamo che è una giungla in cui si ammassano, in cui si odiano e in cui si massacrano letteralmente. Faccio degli esempi. Durante la presidenza Reagan, un problema sfuggito ovviamente all'opinione pubblica, di cui si è parlato molto poco, di cui hanno parlato soltanto alcuni giornalisti addentro le cose, ha contrapposto in maniera violenta l'amministrazione della CIA e quella del Mossad, e ha prodotto in due anni, per fare soltanto un esempio semplice, l'eliminazione tra fisica o attraverso carcerazione per altri motivi di ben 14 agenti del Mossad. E l'abbattimento dell'Ockerbie andrebbe letto in questo modo. Ma non è finita. Soltanto 3 anni fa, nella questione dell'Europa, Inghilterra che dovesse entrare in Europa, in un anno sono stati eliminati 6 deputati conservatori inglesi. E non è ancora finita. Soltanto qualche anno fa, per ben 2 volte la persona che era stata incaricata dal governo tedesco di risolvere il problema della riconversione economica della Repubblica Democratica Tedesca, per 2 volte sono stati usciti dalla CIA. Vi sono, oggi come oggi, un'enormità di fattori di, non dico di destabilizzazione, ma di contrapposizione interna al sistema mondo, che sono assolutamente inimmaginabili. Se vogliamo, adesso entro, magari in dibattito possiamo parlare. Quello che però avviene nei confronti agli occhi di tutti, e specialmente agli occhi di chi si vorrebbe antagonista, è il fatto di sentirsi relativamente impotente. Perché? Perché in un certo senso siamo divenuti spettatori quando riusciamo a vederlo, o addirittura nemmeno spettatori di quello che avviene, perché quello che è successo ultimamente è che il sistema si è modificato, e si è modificato in maniera tale che la politica ha smesso di essere partecipazione popolare. Ovvero tutto quello che era stato l'insegnamento greco, l'insegnamento romano, l'insegnamento di Berlino, e che erano state in maniera differente, perché per molti versi sono contrapponibili, ma che erano state le tendenze vandeane o bonapartiste, le tendenze socialiste e romantiche e quelle del fascismo, tutto ciò che ha comunque sia in qualche modo cercato realmente di dare spazio ad una partecipazione popolare, ad una socialità, sono state sconfitte e si sono andate perdendo. E viviamo un'epoca di oligarchie in cui contano soltanto i clan e le leggi. Ora, a questo punto, è possibile contrapporsi? A mio avviso sì. A mio avviso sì, sono d'accordo con quello che diceva poco fa, cioè in privato, il professor Auriti, sui corsi e ricorsi emiliani.
e sul fatto che sia possibile che si verifichi una, diciamo così, una nuova insorgenza popolare. Quello che però io ritengo essenziale è che se qualcosa può, se speriamo qualcosa si possa verificare, non dobbiamo aspettare che piova per poter bere, dobbiamo adeguarci mentalmente, operativamente verso questo qualcosa. Ora ci sono due modi che sono molto simili, ma in realtà sono profondamente diversi nei risultati, di opporsi a qualcosa. Vi è un modo di resistenza più o meno passiva e comunque sia retrograda attraverso, diciamo, una sorta di crocifollo, e ve n'è un'altra, forse un po' romantica, comunque sia in un certo senso futurista, in un certo senso, e diciamo, interventista, come fu il caso del Fascismo. Bene, se si può creare una resistenza, o comunque sia se si può creare un'inversione di tendenza, essa può essere soltanto andando incontro alle tendenze e cercando di modificarle, però facendosi forza delle dinamiche. Ora, la cosa ci può insegnare la situazione attuale? A mio avviso tre cose. Primo, che non vi è possibilità di agire se non si è elisi. Secondo, che la tendenza attuale, per tante ragioni, è una tendenza all'allargamento. Essa viene vissuta, vista, interpretata grazie ai filtri che le vengono offerte e vuole essere imposta in senso mondialista, ma nulla vieta che l'allargamento possa essere concepito e vissuto in senso europeo. Terzo punto, che il contraltare che esiste tuttora, e c'è, perché a ogni forza c'è una forza che gli si contrappone, che è un contraltare che va verso la localizzazione. Parlo di localizzazioni regionali, parlo di prese di coscienza che variano, possono essere da quelle della Lega, quella del Blast Rock, o quello che volete, ma parlo anche di affermazioni trasversali, politiche ma non partitiche, di liste civiche, eccetera, eccetera. Bene, queste sono delle possibili pedane, ma possono anche essere ovviamente dei cestini di rifiuti, nel senso che soltanto se si sarà in grado di uniformare mentalmente e operativamente tutte queste tendenze, si riuscirà a verificare quella sintesi trascendente che può essere l'idea dell'impero, che può permettere al contempo di universalizzare ciò che è locale e di mantenere localizzato e di mantenere incarnato nella cultura e nel sangue ciò che dovrebbe essere più basso. Questo è, diciamo, il punto centrale dell'argomento che volevo trattare. Ritengo che, ovviamente, il punto essenziale sia il primo, ovvero sia quello della milizia, quello della coscienza, quello della differenza attiva, e il punto immediatamente dopo vi sia quello metodologico. Quello metodologico, quello del darsi degli strumenti, innanzitutto degli strumenti mentali, ma anche degli strumenti fisici tra i quali indubbiamente quello monetario o quello della riconquista monetaria è il primo in assoluto.